Ciao Emma, ciao, Ciao. sono Piero e finalmente con Gelatina 2000, dopo tanto rincorrerti siamo riusciti a beccarti. Vai Allora, tranquillo. finalmente appunto con noi con Gelatina 2000, noi ti abbiamo conosciuta e sostenuta fin dal primo giorno di scuola e appunto tramite le tue amiche e fans Elisa, Manuela e tutto lo staff della Family. E da lì fino alla serata finale ad Aradeo, e noi eravamo lì presenti sia in teatro in piazza a riprendere e a trasmettere in diretta streaming l'evento che poi è stato il plebiscito naturalmente della tua vittoria. Qual è stata la tua sensazione quando hai visto la carta con la tua foto, Emma? Beh, una sensazione grandissima di felicità, di un obiettivo raggiunto con tanti sacrifici, quindi sicuramente una botta al cuore proprio. In poco tempo sei diventata una star. Come ti ha cambiato appunto il successo, Emma? No, una star è una parola un po' troppo esagerata, praticamente chi mi conosce sa che di star non c'è nemmeno lunga. Sicuramente il successo mi ha cambiato la vita a livello lavorativo, però a livello personale sono rimasta la ragazza di sempre, ecco. Sicuramente sono cambiati i ritmi, le giornate, gli appuntamenti, però per il resto tutto è restato immutato. Ora facciamo una domanda, andiamo un po' a ritroso nel tempo. Quando suonavi con gli amici degli H2O, da quando suonavi con loro ad oggi, cosa è cambiato? Immagino tutto, si è stravolto tutto quanto. Ti dico, sono cambiati i palchi, sono cambiate le Esatto. situazioni, però sia per la musica e la città con cui mi avvicino a questo lavoro, appunto, ti ripeto, sono rimaste quelle della ragazza che ero prima, insomma. Quindi sei rimasta con i piedi per terra? Abbastanza. Abbastanza, sì. Ieri è uscito l'album A me piace così. E abbiamo appreso appunto dalla notizia dal tuo staff Family che hai quasi raggiunto il primo posto su iTunes. A chi dedichi questo album? Come ho già detto in altre varie interviste, lo dedico sicuramente a tutte le persone che si sono sempre dedicate a me, anima e cuore, per aiutarmi a raggiungere un sacco di obiettivi, quindi lo staff della Family, così come tutti gli altri gruppi in mio favore. Poi naturalmente agli affetti più cari, la mia famiglia, alla casa discografica, insomma tutte le persone che hanno lavorato con me per questo progetto. Parliamo appunto dell'album, parliamo di Online che ci sta molto a cuore questa canzone, visto che Gelatina 2000 è un sito web. Qual è il messaggio che vuoi dare con questa canzone, Emma? Beh, il messaggio di questa di Online credo che sia chiarissimo. È una canzone tra virgolette di protesta, nel senso che comunque noi è vero facciamo questo lavoro e spesso siamo, voglio dire, in televisione, sui giornali, ma vorremmo ri rimanere appunto in televisione e sui giornali solo per il nostro lavoro e non perché la gente deve per forza sapere tutti i fatti nostri. Infatti quando dico la felicità, l'infelicità sbandierata su queste pagine, appunto perché poi tutti si sentono in diritto di appropriarsi della nostra vita privata e non è così. Non deve essere così, quello è un comportamento sbagliato, che noi siamo Assolutamente. persone come tutti gli altri, abbiamo le nostre necessità, la nostra necessità di privacy, di fare una vita normale comunque. Non è detto che anche ogni volta che vado, cioè non devo dire tutte le volte che vado in bagno alla gente, questo è il discorso. È chiaro. Adesso dove vivi, Emma? Adesso faccio base a Roma. Tu conosci Gelatina 2000? Sì, come no. Vuoi dare Sì. un saluto, un messaggio a tutti i nostri, ai tuoi fans e i nostri usufruitori del portale? Sì, sicuramente faccio un gran saluto a tutti gli amici di Galatina 2000, a tutte le persone che mi vogliono bene e che lo fanno incondizionatamente. Un in bocca al lupo a tutti quanti per i loro sogni, insomma. Ok Emma, noi come Gelatina 2000 e tutto lo staff di Gelatina 2000 ti augurano in bocca al lupo, Crepi, ti starà sosa. Grazie grazie mille. Grazie veramente di cuore, davvero Piero, grazie. a te Emma, ti Ciao, un saluto bacione, buon lavoro. e anche a te buon lavoro, in bocca al lupo ancora. Ciao Ciao a Crepi, tutti. ciao. Grazie veramente a tutti.